Io debbo molto all'UISP, soprattutto in funzione di una manifestazione specifica e particolare che è il Vivicità, che io sono riuscito a vivere grazie all'ideatore della diretta radiofonica, Massimo De Luca, grazie a Ivano Maiorella, grazie a tutti gli amici dell'UISP, quando ero ancora un ragazzo, diciamo, iniziavo sostanzialmente a muovere i primi passi nel mondo delle radiocronache. E mi sono trasferito improvvisamente in una realtà nuova, quella appunto dello sport vissuto in mezzo e con le persone, dal calcio, dagli stadi, alle corse su strada in tutta Italia, da cronista pionieristico che si inventava collegamenti insieme agli amici tecnici della radio abbastanza improvvisati ma molto veri, molto reali, a contatto con la gente, a contatto con le persone. Siamo in un'epoca nella quale ci sono troppi muri, muri reali ma anche muri immaginari, i muri che poniamo noi tra noi stessi e gli altri. E il tema di questo congresso, le periferie al centro, credo che sia un tema assolutamente ideale per poter cambiare il passo, per cambiare il nostro modo di vederci l'un con l'altro e di dare allo sport una funzione assolutamente centrale, quella dell'integrazione, quella del dialogo, quella della vita. Io credo che praticare lo sport, praticarlo dove è possibile, nelle nostre città, anche magari favorendo progetti che rinnovino l'ambiente nel quale noi viviamo, significa anche e soprattutto capire lo spirito e la filosofia della pratica sportiva. Ci fa diventare migliori fare sport e forse ci fa diventare migliori se pratichiamo lo sport, anche quando trasformiamo la nostra funzione da praticanti a tifosi. Io ho un tema al quale sono molto legato, che è quello del tifo calcistico, che dovrebbe essere alimentato dalla passione ma che spesso, come vediamo, viene invece macchiato da forme di violenza, intolleranza, incomprensione, razzismo, xenofobia. Io credo che praticare lo sport e capire il valore dello sport facendolo aiuterebbe tutti noi a diventare anche migliori quando andiamo in uno stadio e tifiamo per la nostra squadra, cercando però di rispettare l'avversario. Tanti temi che lo sport può affrontare e in qualche modo correggere, in qualche modo indirizzare. L'integrazione è sicuramente uno dei primi, ma direi soprattutto la tolleranza e il dialogo con tutti, indipendentemente dalla loro religione, dalla loro opinione politica, dal loro colore di pelle, perché siamo tutti uguali, specialmente quando facciamo sport. Buon lavoro a tutti.